Allora, la vicenda riguarda un cambio d'appalto deciso dalla società Banca Intesa per quanto riguarda il servizio di portineria e quant'altro. Nel cambio d'appalto, la società che subentra, una grossa società, impone come condizione la sottoscrizione dei lavoratori che dovevano passare di un contratto associativo, cioè diventare soci della cooperativa. Oltre all'applicazione di un contratto collettivo che, pur sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative come CGIL, CISL e UIL, non garantivano, diciamo, un minimo di decenza salariale per l'attività svolta. Questo lavoratore si rifiuta di sottoscrivere il contratto per diventare socio e quindi non viene assunto. Propone una causa rivendicando il diritto di passare automaticamente diciamo, alle dipendenze della società subentrante. In primo grado il giudice non gli dà ragione, in reclamo il tribunale in composizione collegiale accoglie la domanda del lavoratore ritenendo che in applicazione di una nuova normativa che recepisce una direttiva comunitaria, il cambio di appalto costituisca un trasferimento di azienda, quindi con le garanzie del 2112 Codice Civile, che prevede che i lavoratori che passano mantengano immutata la propria retribuzione, la propria anzianità di lavoro, eccetera. Allora, il punto fondamentale diciamo, di questa vicenda è, in primo luogo, che non esistono, a quanto mi risulta, precedenti. È la prima sentenza che statuisce che in via generale il cambio d'appalto significa per il lavoratore il mantenimento del livello retributivo diciamo, che aveva alle dipendenze della precedente azienda. Ecco, è una norma di fondamentale importanza perché ovviamente stiamo parlando di decine se non centinaia di migliaia di lavoratori che ogni anno, ogni 2 anni o insomma cadenze fisse si vedevano cambiare datori di lavoro con il rischio di trovarsi applicati contratti collettivi, se non pirati, sotto un profilo diciamo formale, pirati sotto un profilo sostanziale, perché un contratto collettivo, anche se sottoscritto da CGIL, CISL e UIL, che prevede per un lavoratore una retribuzione oraria di 4,50 euro lordi all'ora, è un contratto pirata che non è in grado di garantire un minimo di dignità ai lavoratori e alla propria famiglia. Allora, noi diciamo festeggiamo questa sentenza sapendo che diciamo, il percorso sarà impervio, ovviamente le resistenze saranno notevoli, perché fino ad oggi la logica del cambio appalti si è mossa con il meccanismo del massimo ribasso, e il massimo ribasso vuol dire mantenimento del profitto in capo al lavoratore e abbattimento del costo a carico del lavoratore. Quindi questa equazione oggi fortunatamente sembra essersi spezzata e i lavoratori avranno la tranquillità non di diventare ricchi, ma di mantenere un livello retributivo minimamente dignitoso. Grazie.